Per le donne hanno inventato di tutto, ma qualcosa mancava ancora tra l'innovativa ricerca appunto contro la cellulite, contro le rughe, ma mancava per le smagliature. Invece oggi. Invece oggi finalmente c'è una soluzione, c'è un progetto interamente italiano, 3 anni e mezzo di ricerca e sperimentazione, una serie di studi universitari e è nata la biodermogenesi. Siamo finalmente in grado di dare un risultato sostanziale e definitivo sulla smagliatura, una cosa spettacolare. Quindi, come si può sconfiggere questa rogna, diciamo? In maniera semplice, si rigenera il tessuto dal basso e la stria, si solleva, si livella e poi addirittura, se vai a esporti a raggio solare, ti abbronzi normalmente. Per cui la stria progressivamente diventa pigmentata, arriva all'eritema e poi si abbronza normalmente. Per cui non hai più neppure l'impatto visivo della stria, la striscia, la cerniera bianca che non prende il colore d'estate e quindi anche l'impatto con l'esposizione solare, il costume, il mare, ti assicuro che è tutta un'altra cosa. Ma dove si trova questa macchina? Nei centri di estetica e medicina estetica per adesso in Italia, alcuni in Spagna, in Slovenia e in Polonia. Poi fra un po' penso in tutta Europa. È un trattamento indolore? Sì, è anche molto rilassante, poi è estremamente veloce il trattamento, dai 20 ai 25 minuti, da ripetere dalle 10 alle 20 volte, nell'arco di 2-3 volte a settimana. È un risultato veramente notevole e più che importante, ormai dopo 3 anni la prima sperimentazione c'è recidiva, per cui è un risultato stabile. Quindi lo affronti e lo debelli potenzialmente una volta per tutte. Come agisce? In maniera molto semplice, la sperimentazione fatta e tutti i lavori universitari ci mostrano come si rigenera il collagene, l'elastina e si aumenta la produzione cellulare. Quindi è come creare una sorta di rinascita all'interno del tessuto che tende proprio a rigenerarsi, torna così com'era prima dell'insorgenza e della smagliatura. Quindi sembra un po' scoprire l'acqua calda, ma in realtà, insomma, c'è stato tanti anni di studi, no? Sì, il lavoro prima di essere presentato ha avuto una sperimentazione di 3 anni e mezzo, durante i quali sono stati testati 2034 pazienti, con tutta una serie di risultati che poi sono stati oggetto di accrediti universitari e pubblicazioni in Italia, addirittura anche negli Stati Uniti, per cui lavoro non tanto semplice. Una grande regalo per le donne. Sì, ma anche per l'uomo, perché negli ultimi anni, le ultime generazioni, così come la donna ha iniziato ad avere problemi di smagliature non più con la gravidanza ma con lo sviluppo, anche l'uomo ha problemi di smagliature, soprattutto chi fa attività fisica, palestra o sport in maniera intensiva, ha questo problema. Tutte, Tutte le parti del corpo si possono trattare? senza limitazione, per cui sulla donna lavori su qualsiasi zona coperta da smagliature e addirittura con un protocollo di lavoro diverso lavori anche, rigenerando collagene e elastina, su tutti i problemi di senescenza, per cui il giorno in cui ci sarà il problema di una ruga, sai come trattarla. È un sistema, un approccio diverso, cioè lavora rigenerando il tessuto in maniera naturale, dà un effetto assolutamente interessante perché quello che fai è ristruttura la pelle così come era originariamente, per cui non vedi, come succede in alcuni casi, un intervento forzato che altera l'equilibrio del volto. La riporta alla massima armonia, in maniera del tutto naturale, senza danno e senza alterazione. Insomma, qua ci sono tantissime donne, quindi dove possono andare? Ma è un po' in tutta Italia, se no su www.biodermogenesi.com c'è l'elenco di tutti i centri accreditati dove poter fare trattamenti. Vi parliamo della biodermogenesi, il trattamento per il recupero della smagliatura. Il trattamento si evolve in 4 fasi. La prima fase è un peeling che serve per il recupero della traspirazione cutanea. La seconda fase serve per la veicolazione dei principi attivi e il nutrimento cellulare. Siamo alla terza fase del trattamento, il cuore della biodermogenesi, dove avviene la stimolazione e la riproduzione cellulare in modo tale che la smagliatura venga riempita e durante l'esposizione solare possa l'epidermide abbronzarsi. Quarta ed ultima fase del trattamento. Serve al ripristino delle difese fisiologiche della pelle e fa sì che la cliente possa ritornare ai suoi normali equilibri e stili di vita senza limitazione alcuna. Cos'è esattamente biodermogenesi? Biodermogenesi è il primo trattamento non invasivo studiato specificamente per il problema della smagliatura. Per la prima volta abbiamo un trattamento che nasce dalla conoscenza esatta della smagliatura, come si forma, come si degenera. Per questo siamo riusciti a ristrutturare la pelle e ottenere una rivitalizzazione totale della stria, in maniera importante, stabile e duratura.
La biodermogenesi è stata portata avanti come sperimentazione dall'equipe del professor Bacci. La documentazione è stata fatta su più di 2000 persone, più di 2000 casi quindi trattati, documentati scientificamente, e tutta questa è stata portata avanti appunto per più di 3 anni. Tutto questo poi ha portato diversi altri ricercatori a interessarsi al progetto di biodermogenesi, tant'è vero che adesso abbiamo una casistica che si basa su oltre 50 biopsie, delle ecografie, migliaia di casi documentati a livello fotografico, soddisfazione del utente finale, quindi abbiamo una documentazione assolutamente ampia e esaustiva che dimostra l'efficacia del trattamento. Infatti a supporto di tutto questo sono state poi coinvolte diverse università italiane ed estere che hanno continuato appunto la documentazione e tutt'oggi la continuano a supporto di questo progetto. Pertanto adesso obiettivamente possiamo dire in maniera certa e scientificamente dimostrata che sulla smagliatura si ottiene la rivitalizzazione e, cosa importante, esponendosi al raggio solare il tessuto smagliato torna ad abbronzarsi in maniera seria, concreta e duratura.